Bien, cominciamo con il compito. Il compito. A ver, ¿cuánto nos vamos a reír, Arnaldo? Questo era dei pronomi indiretti con i verbi modali. Non era difficile, no? Questa parte non è difficilissima. Non era difficile. Difficilissimo. No. En todo caso, nosotros dos lo tenemos diferente y eso nos ha causado un ataque de risa anoche. Okay. Porque tenemos absolutamente diferente la tarea, tutto pero bueno. Diverso. Okay, es tutto diverso. Qué bueno eso. Sí, sí. Exacto. Los dos lo podría tener bueno. Bien, allora, Sofía, comincia tú con la 1. ¿Puedo chiedere un favore? A lei. ¿Le posso chiedere un favore? Le posso chiederle un favore? Perfetto. ¿Le posso chiedere un favore o posso chiederle un favore? Esatto. Occhio lì, quel le va con maiuscola. Maiuscola. ¿Le posso chiedere un favore o posso chiederle un favore? Perfecto. Mayúscula en el medio, me olvidé. Bene. Arnaldo. Ya. Due. Te vedo a Marcello. Posso dare a lui Gli posso dare. Está con repetición. Está con un poquito de eco porque tiene los dos micrófonos. Ah, sí, yo sé que el mío va a poder. Gli posso dare i tuoi libri, sì. Li posso dare? Le posso dare o lì? No, gli, perché a lui è gli. Ah, lì. Gli posso dare i tuoi libri. Ci vedo Marcello, posso dargli... dargli? I tuoi libri. I tuoi libri. I tuoi posso libri. Dargli i tuoi... Allora, gli posso dare o posso dargli? Dargli, perfetto. Questo è lo che non dio molta risa, perché io le puse... Il microfono solo. Le puse su, se lui vedo, posso darle i tuoi libri. Ah, se lo. No, esatto, sì. Sarebbe un pronome diretto per Marcello, però è un'altra materia. Sarebbe se lo vedo, posso dargli i tuoi libri. Sì, però sarebbe sì. I pronomi diretti, è un'altra cosa. Già. Bene, Godiva. Godiva, subito, la 3. Subito. Sì, sì, sì. Ah, beh, Fredo. professore, può ripetere a noi la ultima domanda? Occhio lì, Godiva, occhio alla pronuncia. Un po' meno spagnola. Può ripetere? Può ripetere? A noi ripetere l'ultima. A noi l'ultima domanda. Ecco, adesso professore, sì. Ci può ripetere la ultima domanda? Non è la professore. Ultima. Godiva, per quello dico un po' meno spagnola, non è la ultima, è l'ultima. L'ultima domanda? Uh-huh. Professore, può ripetere? No, può professore. Può ripeterci l'ultima domanda? Ripeterci, sì, ma occhio al ri, perché mi dici re, no, è ri. Ripeterci. Professore, ci può ripetere l'ultima domanda? Professore, può ripeterci l'ultima domanda? Professore, può ripeterci l'ultima domanda? L'ultima domanda. Ok.
Ecco. Devo Calu. Mettere occhio. Esatto, più attenta a non spagnolizzare. A non metterlo in spagnolo, spero. Esatto. Bene, Calù, dimmi la 4. Mi sta molestando, signor, este alumno al lado. Anotación negativa. Sì. Saverio, devi parlare a me proprio adesso? Saverio, devi parlarmi proprio adesso? Devi parlarmi proprio adesso? E l'altra forma? Saverio, mi devi parlare proprio adesso? Ecco, mi devi parlare, no? Devi parlarmi, mi devi parlare. Ripeti proprio con me, Calù, proprio. Proprio, ah sì, proprio. Proprio, sì. Proprio. 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 Ecco. Proprio. Bene, yeah, proprio. Bene. Pesavo. Anna Maria Navarrete. Quando arriveremo potremo telefonare a voi. Quando arriveremo vi potremo telefonare. Quando arriveremo potremo telefonarvi. Ecco, vi potremo telefonare o potremo telefonarvi. Telefonarvi. Potremo telefonarvi. Tenía mala. Bene. Ana María Panesi, la 6. Tengo prendido el teléfono, sí. Sí. ¿Puedes portare a me un altro piatto di spaghetti? ¿Mi puoi portare un altro piatto di spaghetti? ¿Puoi portarmi un altro piatto di spaghetti? Perfetto. Allora, mi puoi portare un altro piatto di spaghetti? Puoi portarmi un altro piatto di spaghetti? Perfetto. Giuseppe? Sì? Il verbo portare e consegnare, in questo caso, consegnare, también se può usare o è per altro tipo di cosa? Consegnare è più entregar. Ah, una carta, ese tipo de cosas. Exacto. Okay. Las letras se consignan o te debo consignar, qué sé yo, una cosa importante, un documento, yeah. Sí. Okay. Invece portare, quello que hay que es traer o llevar. Ok. Es un poco andate a ritorno, era traer o llevar. Gracias. Prego. Ok. Allora, Roberto, vai tu con la 1. Signor Berti, quanto le devo dare per il suo lavoro? Signor Verdi, ¿cuánto debo darle per il suo lavoro? Esatto. Signor Berti, ¿cuánto le devo dare per il suo lavoro? Signor Berti, ¿cuánto debo darle per il suo lavoro? Sempre con molta attenzione a ricordare che la L maiuscola nei due casi anche nel possessivo, il possessivo formale, anche quello usa S maiuscola, sempre con le la maiuscola. Le due alternative sono parlati socialmente in Italia? Sì, sì, le due alternative si usano, sì, sono le due forme corrette e si usano le due forme. Giuseppe, una domanda. Sì. Si
donde dice per il suo lavoro, si el suo no fuera mayúscula, ¿podríamos haber puesto, señor Berti, cuánto li devo dare? No, 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 porque per cominciare non posso usare il suo senza mayúscula. Perché sarebbe il lavoro di lui, non di lei, usted, né tuo. Sarebbe il lavoro di un'altra persona, di un lui o di una lei. Ok. Ok. Sofia, vai tu con la 2. Antonio, ¿li posso dire una cosa in privato? Aquí. Sí. Aquí posso dire. A ti. Ah, allora non è gli. Ah, ya. A ti entonces. Antonio, ¿ti posso dire una cosa in privato? Ajá. Antonio, ¿posso darti una cosa in privato? Darti sarebbe il verbo dare, dar, non dire. Ah, dirti. Mm-hmm. Ah, tenía mal. Allora, Antonio, ¿ti posso dire una cosa in privato? Antonio, ¿posso dirti una cosa in privato? Tienes razón. Verbo dire. Ti posso dire, y el otro, posso dirti. Posso dirti. Ok, Arnaldo. Ahora abrí mi micrófono. Uh-huh. Caro Pipo, ti voglio. Ah, estoy con la respuesta, mírame aquí. Caro Pipo, voglio far capire que no siempre hay ragione. Caro Pipo, ti voglio far capire che non sempre hai ragione. Perfetto, ti voglio far capire che non sempre hai ragione, benissimo. Caro Pipo, voglio far capirti. No, perché hai ragione. Il capire è alla fine è il verbo finale che non serve, in realtà il verbo che va accompagnando al verbo modale è fare, il verbo fare. Ah, entonces, caro Pipo, voglio farti. Ecco, voglio farti. Capire. Capire. Ahí le tengo que dar los créditos a la Calú porque ella lo tenía bien. No esatto, perché alla fine il pronome indiretto va insieme al verbo che va dopo il verbo modale. Ya. Allora, caro Pippo, ti voglio far capire che non sempre hai ragione. Caro Pippo, voglio farti capire che non sempre hai ragione. Hai ragione. Pigeria, Bene. Godiva. Uh-huh. Alessandra. Mi vuoi ridare la mia camicetta? Occhio che non abbiamo una non abbiamo una virgola, non è Alessandra, pausa, e non dice mi vuoi, dice non. È una frase unica, allora stiamo parlando di lei. Stiamo parlando di Alessandra, non sto parlando io tu, Alessandra. Ah, ho capito, vale allora. Entonces Alessandra non mi vuole ridare la mia camicetta. Ecco, non mi vuole ridare la mia camicetta. È l'altra forma. Sta mal scritto, vuole. Grazie. Alessandra non vuole ridarmi la mia camicetta. Ecco. Alessandra non vuole ridarmi la mia camicetta. Sempre molto importante quello, la virgola. Uh-huh. Ahí la camicheta, ¿qué es la camicheta en ese caso? Es como la blusa. Ah, sí, no, como no, la no es la camiseta, es la blusa. ¿La tuya es una camicheta? No, la mía es una camicha. Quella delle donne es una blusa. Ah, ok. Gracias. Prego.
¿No es una polera, Lora? No, la polera es la maglietta. Ah, la maglietta. Ok. ¿Calu? Ascoltami un attimo. Ti devo dire una cosa importante. Perfetto. Ascoltami un attimo. Devo dirti una cosa importante. Ecco, benissimo. Ascoltami un attimo. Ti devo dire una cosa importante. Ascoltami un attimo. Devo dirti una cosa importante. Benissimo. E finalmente Anna Maria Navarrete? Permette, vi posso presentare... No, permette. Lei. Permette. A lei. Eh? A lei? Quando dice permette, è come dire, me permite. Ah, usted, a lei. Yeah, a lei. Entonces, permette... La posso presentare mio marito? La è un pronome diretto, questi sono indiretti. Ah, le posso. Le posso. Le posso, sì. Permette, le posso presentare mio marito? Permette, posso presentarle mio marito? Esatto, posso presentarle mio marito? Posso presentarle. Permette, entonces ahí sería, es como... Disculpe, ¿qué es lo que es? ¿Permite? Sí, me permite. ¿Me permite? ¿Le puedo presentar a mi marido? Gracias. Una domanda. Sí, dimmi. Ieri a pranzo, una coppia parlavano... Lui le ha detto ti ha piaciuto? Mi è piaciuto. No, le dice ti ha piaciuto? No, è incorretto. Por eso, mira, ti ascolta. Sì. Ok. Stavano riferendosi al plato, una pareja, una coppia di giovani, una coppia di giovani. E lui le ha detto ti ha piaciuto guardando il piatto. E io ascoltato e le ho detto ti è piaciuto e lei mi ha detto no perché e mi ha dato un'esplicazione e quale spiegazione ti ha dato? Ti ricordi? In ese aspetto quando preguntava sobre lo che stava preguntando se le aveva gustato la comida si usava con ti ha piaciuto e io o sea è una persona che aveva vivido 2 anni in había vivido 2 años en Italia y yo tenía claro que el piachuto iba con ese. Exacto. Pero le dije, no, yo dije, e piachuto. Me dijo, no, a piachuto y me explicó. Y me quedé callado porque dije, estaré equivocado. Pero sí. Ya uno puede eventualmente. Exacto. Una micro corrección en algo. Que ellos Exacto. habían vivido, venían llegando de Italia. Entonces dije, bueno, pero el piaciuto siempre es con essere, ¿no? El piaciuto es con essere porque usa... Non è che il piaciuto siempre con essere, es cuando lo usamos con un pronome indiretto, como el mi o el ti. ¿Sí? La regla dice que si yo uso el mi o el ti, sono obligado a usar el verbo essere. Sí, allora persona... cuando qualcosa piace, siempre piace a una persona. ¿Sí? Allora usamos siempre el verbo essere. Si hubiera dicho ha piaciuto, no estaba refiriéndose a... Es literalmente incorrecto. Ya, pero si no si hubiera puesto el ti ha piaciuto, sino que hubiera dicho ha piaciuto, también está... No, porque... No dice nada, ya. Perché sempre usa il verbo piacere, usa un pronome indiretto, anche se non è esplicito, perché sempre deve piacere a qualcuno. Sí. Allora non esiste. Entonces, ma che è agradabile poter escuchar un errore e poi lo corregir muy humildemente, perché sí. Puoi estar equivocato. Abbiamo 2 cose molto interessanti lì. Uno, vedi che alla fine
quando noi facciamo molti esercizi, ripetiamo, l'idea è quella che se qualcuno dice come ha piaciuto e tu dici no, e magari non sai perché, non sai perché è incorretto, però sai che il suono è incorretto. E quello è così importante, che dici, lo dici, no, quello è un po' strano, non mi piace come si sente, non, esatto, non suona bene. Ok? Eso me sucedió y quería confirmarlo contigo. Exacto. Porque cuando yo pongo en un traductor, me sale de las dos maneras, te gustó, o sea, te ha gustado. Exacto. Sí. Allora, quello è il punto numero uno. Secondo punto, vivere in Italia non significa niente a meno che non fai un bel corso di italiano. Ho conosciuto molta gente che ha vissuto in Italia e che non sa parlare bene l'italiano. Magari si può comunicare, sì? Magari si può comunicare in una maniera abbastanza decente, ma non parla bene. E per quello lo dico, per l'importanza sempre di studiare. E quello succede con tutte le lingue. Se tu impari a udito, non impari la grammatica e hai quei problemi, perché che cosa succede? Che parli metà in spagnolo, metà in italiano, perché usi l'udito ma con le regole dello spagnolo. Sì, claro. Un po' minuti prima, lei... Pochi minuti prima, lei mi aveva detto che... Mi aveva detto che la moglie parlava bene l'italiano. Ah, ok. E quando ha successo, come se è successo questo, io è corretto, ahí están todos los verbos mal, ma me quedé callado, ma, en silencio. Sí, no, meglio, se alla fine quando c'è gente che è molto sicura di quello che sa, magari uno non può correggere a meno che non sei più sicuro di lui o di lei. Però bravo, no? Bravo Roberto, che hai sentito bene l'errore. Sì. Io, prof, sì, io sono un buon esempio di quello che hai detto. Però hai migliorato molto da quando sei arrivata l'anno scorso, che parlavi in un italiano importante. Adesso stai parlando molto meglio, molto più correttamente. Per quello l'importanza di studiare, di ripassare e di fare un corso. E poi ascolto la RAI tutto il giorno. Esatto, anche quello serve, ma insisto, insieme a un corso. Perché? Perché quando uno non fa il corso, l'udito è molto ingannevole, sì? L'udito ci inganna molto, e poi quando noi rifacciamo la frase, magari nel nostro cervello è perfetta, però quello che diciamo no. Allora, ovviamente sì, è molto importante guardare la RAI, ascoltare la radio, fare molto, ma sempre come parallelo a un corso di grammatica. Sì, certo. Allora, no, ma io, Godiva, in realtà sono molto contento perché hai migliorato molto quell'itagnolo. Adesso sempre quell'itagnolo è meno itagnolo, sempre è più italiano. Allora sono molto contento. E poi anche l'escritura. La scrittura. Sai perché? Posso comunicarmi meglio adesso con la mia nuora. Con mia nuora. È un parente, non con la. Entra nella regola dei parenti con mia nuora. Ah, ok. Giuseppe, come si dice me callé? Ah, sono rimasto in silenzio, zitto anche. Zitto significa... Lo scrivo adesso. Zitto significa callado, in silenzio. Zitto.
Allora tu puoi dire sono rimasta zitta. Okay. O uomo sono rimasto zitto. E come si usa ese zitto? Tu puoi dire semplicemente zitto, lo puoi usare come verbo stare zitto. Poco comune, ma alcuna gente usa il verbo inzittire. Però questo molto poco è un po' antico, non si usa molto. Allora, il classico dei professori, che meno male io non devo usarlo, è zitti. Zitti tutti. Zitti. Cagliense, sì. Esatto. Imperativo, no? Esatto, ma è un imperativo un po' particolare perché sto dando un ordine, effettivamente, ma non sto usando nessun verbo. Ah, non sto dicendo cagliense, sto dicendo callados. Allora dico zitti o zitti tutti. Come lo posso fare con un ordine, con un imperativo, dicendo state zitti? Ese quédense callados, cállense, state zitti. State zitti. Ma posso farlo senza usare il verbo, dire solo zitti. Zitti tutti. Zitti, sì. Grazie. Giuseppe. Sì. E poi quella frase del rey Carlos. ¿Del rey Carlos? ¿Por qué no te callas? ¿Podríamos tradurre en molti modi, ¿no? Possiamo dire perché non stai zitto. Stai zitto. O perché stai zitto? O come possiamo dire? Sì, perché non chiudi la bocca? Perché può essere anche perché non smetti di parlare? Che però cambia un po'. Perché non smetti di parlare? Perché no dejas de hablar? Che non è lo stesso. Secondo me la migliore è perché non stai zitto. Il grande perché non ti ha callato. Esatto, perché non te callas? Perché stare zitto è callarsi. E perché stai zitto? Perché stai callato? Perché te callas? Perché te callas? Yeah. Allora, la prossima volta che vedi quella gente, Roberto, spiegali. Sì. Spiegagli, tu dici guarda perché sono pronomi indiretti, poi dici il participio deve coincidere con la cosa che piace, ti è piaciuto il piatto, ti è piaciuta la carne, ti sono piaciuti gli spaghetti, ti sono piaciute le vongole, deve coincidere con il che cosa, e poi rimani e poi vai via e dici basta. Ho detto molte volte ha piaciuto e oggi già ricordo che è piaciuto. Esatto. Allora, e se non ti credono ancora, cerca su internet, metti passato prossimo, verbo piacere. E lo cerchi, e dov'è il passato prossimo, e lo vedi, io sono piaciuto, tu sei piaciuto, lui è piaciuto, sì. È sempre con il verbo essere, se non ti credono, dici guarda, aspetta un po', ti guardo su internet, sempre con il verbo essere.
Sí, es como andare, sí, sí, es que es un verbo que no es de movimiento, pero es... poi ci sono verbi che semplicemente usano il verbo essere. Ah, sì. Ricordate che noi abbiamo gruppi di verbi, vero? Movimento, stato in luogo, cambiamento, che usano il verbo essere. Poi i transitivi usano il verbo avere, ma abbiamo alcuni verbi che non seguono regole. Per esempio il verbo viaggiare. Viaggiare è un verbo di movimento, possiamo dire, no? Ma usa sempre il verbo avere, ho viaggiato, hai viaggiato, yeah. O il verbo correre, il verbo correre è anche un verbo di movimento, ma che usa il verbo avere, sì? E poi abbiamo altri verbi, come il verbo piacere, che non è un verbo transitivo, il verbo piacere, scusate, non è un verbo intransitivo, il verbo piacere sempre è transitivo, ma usa sempre il verbo essere, sì? Non tutti i verbi seguono le regole esattamente come sono. Abbiamo molte eccezioni, sempre. Bene. Sempre hai una eccezione alla regola. In italiano sempre un'eccezione. E molte volte ci sono le eccezioni alle eccezioni. Allora è così in italiano. Anche in spagnolo. Anche in spagnolo, esatto, sì, sì, sì. Bene, allora, bravi, bravi tutti con il compito. Adesso andiamo a vedere un po' l'altro libro, il libro di sempre, pagina 154. Siamo arrivati fino al 154, 3. Bene, allora... Allora, la settimana scorsa abbiamo studiato un po' quello che abbiamo fatto oggi il compito, che erano i verbi modali con i pronomi indiretti, vero? Adesso, aspetta un po'. Ah, a proposito, che mi sono ricordato, nella pagina 153, nell'anteriore, c'è proprio quello, Roberto. C'era il... È piaciuto, sì. Ok. Allora, adesso parleremo un po' di TV. Sì, è una parte più leggera di questa unità e più una parte meno complicata. Allora, leggeremo una conversazione telefonica, è un po' strana, un po' anacronica, no? Una conversazione telefonica tra Cesare e Cleopatra. È un po' strano, no? Però beh. Prima di tutto, per parlare, per capire di che cosa parlano, dobbiamo vedere questo qua, che sarebbe, dice, Radio Televisione Romana, domenica 14, che pagina, Giuseppe? No, no. 155. Sì. Ah, non la tengo, se mi prima Radio Televisione Romana 1, sì, sì, se mi aveva saltato, già. Della già. Domenica 14 marzo del 44, come si dice questo AC? Avanti Cristo. Avanti Cristo, sì. Ok, e allora quando noi abbiamo questo che è la lista dei programmi, la lista dei programmi che si possono vedere quel giorno, che in realtà, per esempio, molte volte lo troviamo così, vedete? Con i canali, con tutti i programmi del giorno, quello si chiama la griglia televisiva. Ah, la parrilla. La parrilla, esatto. La griglia televisiva. Ok, allora abbiamo questa griglia televisiva del 14 marzo 44 avanti Cristo. Ricordate sempre, noi abbiamo, e così facciamo un ripasso di come si dice l'ora, noi abbiamo due forme
per parlare dell'ora. Una è la forma formale, la forma che si usa per esempio nelle stazioni di treni, negli aeroporti, sì? Che sarebbe qua a dire alle 15, alle 21.30. Però in generale la gente nella forma, nella vita comune, non dice le 15.30, le 14.15, no. Quello che diciamo noi diciamo le 2, le 3, le 6 e mezza, le 9 e mezza. Ok? Usiamo una forma molto più informale per dire l'ora. Allora, facciamo un po' l'esempio, perché adesso faremo un po', parleremo di questo usando l'ora, ma l'ora informale. Ok? Allora, ricordiamo che, come ho detto, io non dico le 14, dico le 2. Vero? Ah, sì. E cominciamo a aggiungere con un E. Allora, se io dico le 14.10, in realtà io dico le 2.10. E come dicevo questo 14.15? Un quarto. Esatto, le 2.10. E un quarto. Un quarto. Ricordate che è molto importante prima il E, perché con il E stiamo aggiungendo, e anche ricordarsi che non è quarto, ma è un quarto. È importante dire il un. Le 2 e un quarto. Poi le 2.20, 2.25, e arriviamo fino alle 14.30, che sarà, com'era? Mezzo. Esatto. Io ho due forme. Posso dire le 2 e mezza. 30. No. 2 e mezza o 2 e mezzo. Posso usare il femminile o il maschile. È molto più comune, devo dire che è molto più comune usare il femminile, le 2.30, le 3.30, le 4.30. Ma se dite e mezzo è corretto, si può usare la forma maschile, le 2.30. E mezzo. Poi, quando passiamo e mezza, per esempio alle 2.40, alle 14.40, che cosa dovevo fare io? Dovevo saltarmi all'ora che viene e 15. Restare con un meno. 15 meno. 15. Diminuire con un meno. Allora io dico, non dico le 2, che cosa dico? 3. Le 3 meno 20. Meno 20. Le 3 meno 20. Uh-huh. E alle 14.45 com'era? Le 3. Le 3. Meno un quarto. Meno un quarto. Esatto. Le 3 meno un quarto. E così facciamo le 3 meno 10, le 3 meno 5 e arriviamo fino alle 3. Altre cose che dobbiamo ricordare. Le ore sono tutte femminili plurale. Le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, sempre con le. Ma abbiamo alcune ore che sono singolari. Come per esempio luna. Luna, non dite la una, luna. Ricordate la L con l'apostrofo, poi una U, lu, luna. Luna, luna e 10, luna e mezza, luna meno un quarto, sempre luna. La ultra è mezzogiorno. Esatto, l'altra
è il mezzogiorno. Il mezzogiorno con articolo. Ah, lo possiamo usare con articolo o senza articolo, è uguale. Sì, il mezzogiorno è la mezzanotte. Ricordate che noi usiamo quelle parole. È normale. Diciamo l'ora dicendo mezzogiorno o mezzanotte invece di le 12. Gli italiani non dicono mai sono le 12, è il mezzogiorno. Anche con le frazioni, perché io dico per esempio mezzogiorno e mezzo. O per esempio alle 23:45 che ore sono? Mezzanotte meno quarto e quarto. Mezzanotte meno un quarto. Me preguntan la hora, tienen que volver al otro día. Espera hasta que sepas decirlo. Espera un exacto. Poco, un poco. Lo llevo anotado. Poi, molto importante, perché l'importanza di capire che alcune ore sono singolari e altre plurali, perché quando mi chiedono l'ora, ricordate che in italiano è corretto chiedere l'ora in due maniere. Io posso dire che ora è o che ore sono. Me lo possono chiedere al singolare o al plurale e sono corrette le due forme. Però io quando rispondo devo rispondere dipendendo da se è un'ora plurale o un'ora singolare. Perché io dico per esempio sono le due. Vero? Sono le due e un quarto, sono le tre, sono le quattro, sono le cinque, eccetera. Ma con l'una, con mezzogiorno e la mezzanotte, io dico è l'una, è il mezzogiorno, è la mezzanotte. Ok? Allora è importante perché dobbiamo utilizzare bene i verbi. È lo stesso che facciamo noi in spagnolo. Se mi chiedono l'ora, io dico es la una, son las dos. È lo stesso. Sì? Allora è importante ricordare tutte queste regole perché adesso parleremo di orari, vero? Della programmazione, dei programmi TV, della griglia televisiva, con orari, e lo parleremo con orari con la forma informale. Giuseppe, una domanda. Sì. Para mí es más fácil, por ejemplo, las 14:40, que se dice le 3 menos 20, ¿no es más fácil decir le 2:40? Le 2:40. 40. Es más fácil, pero no es la forma común. Ah, ¿pero me lo entendería? Sí, si capisce. Yo puedo decir son le 14:40, le 2:40, le 3 menos 20. Tutte le forme sono corrette, tutte le forme si capiscono, ma se la forma più comune è dire le 3 meno 20 e noi possiamo impararla, è meglio imparare la forma, no? Okay. Molte volte è meglio imparare la forma che si usa comunemente invece di usare la forma più semplice. Ok? Ok, grazie. Prego. Bene, allora facciamo la pausa adesso. Facciamo la pausa. Fino a che ora?